È una visione di Ateneo completamente differente. Ci sono progetti che necessitano per lo sviluppo del nostro Ateneo una velocità di azione molto forte. La struttura organizzativa alla quale ho pensato è una struttura veloce, flessibile, per dare subito puntualità alle grandi opere che servono a rafforzare i progetti di ricerca, un percorso di didattica e di terza missione. Parliamo di un investimento di oltre 65 milioni di euro, ma già siamo al lavoro per ottenere ulteriori finanziamenti. Andiamo a ridefinire i macro processi di attribuzione delle mission principali del nostro Ateneo, che sono didattica, ricerca e terza missione. Questo è il motivo per il quale terrò a me il coordinamento dei tre progetti Masterplan e terrò a me il coordinamento dei progetti nazionali ed europei. È una struttura organizzativa che ho fortemente voluto. Oggi una università deve essere flessibile, dinamica e veloce. Post-Covid le variabili sono completamente cambiate e quindi dobbiamo cambiare anche il nostro modo di fare ricerca, di fare didattica e di porsi in un contesto che è molto complesso e molto articolato, ma sono sicuro che con il supporto di tutta la nostra comunità realizzeremo dei progetti particolarmente importanti. Sarò il rettore soprattutto degli studenti. E ho deciso, ad esempio, di non lasciare l'insegnamento. Sto continuando ad andare in aula in queste ore, continuerò ad essere titolare di economia aziendale e nel secondo semestre di comunicazione di impresa. Sarà complesso organizzare la giornata e l'agenda, ma non lascerò mai il rapporto con i miei studenti, ai quali ho detto questa mattina a tutti i rappresentanti che sono gli unici che possono venire in rettorato senza appuntamento.